Ok ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di off-season al femminile, off-season per le ragazze, come strutturarla, 5 punti chiave su cui basarsi. Ora vi devo in realtà chiedere scusa su un discorso, ho fatto il sondaggio qua su YouTube per scegliere il titolo del video che sto girando adesso, che pubblichiamo questa settimana, e ho messo tre opzioni: bulk femminile, quindi off-season per le ragazze, in-season, quindi cut, definizione per le ragazze, e creatina. L'ho fatto in maniera molto stupida perché giustamente avendo un pubblico soprattutto maschile, hanno tutti puntato sulla creatina. Quindi, visto che mi è stato fatto notare per giustizia, visto che da un po' che non facciamo un video sulle ragazze, vogliamo più ragazze qua sul canale, parliamo di off-season al femminile. Quindi vediamo 5 punti fondamentali su cui basarsi. Il discorso delle donne in realtà è molto molto complesso, per cui cerchiamo di andare per step, isolare questi 5 aspetti, però non andare troppo ad approfondire. Magari lo faremo in altri video, anzi se ci sono tematiche che vi interessano scrivetelo qua sotto. Il primo punto è quello di lavorare sul metabolismo. Questo è un punto chiave che viene un sacco sottovalutato. La fase di off-season deve essere una fase in cui, come primo scopo, c'è quello sicuramente di mettere massa muscolare nei giusti distretti, ma anche quello di far lavorare, di costruire molto a livello metabolico. Perché questo? Perché le donne in fase di cut hanno un grandissimo svantaggio, quello che normalmente rispetto a noi maschietti partono da una base calorica più bassa, quindi un dispendio energetico inferiore, e di base consumano anche meno calorie durante l'attività fisica, consumano meno calorie in generale. Quindi per questi aspetti non abbiamo tanto margine per creare un deficit, nel senso che un cardio per una ragazza, un allenamento a parità di minutaggio consuma meno calorie, quindi per consumare un po' più di calorie servirà più tempo, e allo stesso tempo abbiamo meno margine da un punto di vista metabolico per poter diminuire. Quindi è un po' una situazione tricky e questo crea molti problemi, soprattutto dal momento che quando scendiamo un tot alla donna si va incontro a un'interruzione del ciclo mestruale, quindi è una cosa che auspicabilmente si dovrebbe andare ad evitare. Quindi per questa ricostruzione la cosa migliore, la cosa più intelligente, la cosa prioritaria che si deve fare in una fase di off-season è costruire a livello metabolico. Dobbiamo concludere la nostra fase di off-season in cui le donne hanno un dispendio energetico di almeno 3000 calorie o superiori, e sì, mi rendo conto che può essere un numero importante, ne abbiamo parlato sul video grassi o carboidrati, quel video della serie Adesso parlo io, in cui abbiamo visto che il discorso è che molte persone sono impaurite dall'input calorico ma non si rendono conto quanto un corpo sano, un corpo prestante che si allena, che funziona in una certa maniera, consuma da un punto di vista calorico. Quindi non facciamoci problemi a salire, saliamo a livello metabolico, cerchiamo di costruire in modo che quando andremo ad affrontare una fase cut non dovremo scendere tanto, potremo gestire tutto quanto alla perfezione e salire su un palco veramente sulle 2000 calorie e non oltre, perché stiamo parlando di ragazze che salgono sul palco sotto le 1000 calorie, non è una cosa rara da vedere e non va bene. Secondo punto collegato a questo discorso del aumento del metabolismo e quindi di costruzione metabolica riguarda gli up calorici. Gli up calorici nelle ragazze devono innanzitutto essere graduali. Non entriamo nella fisiologia dell'argomento, ma le donne hanno normalmente una risposta allo stress un po' diversa, e per stress intendo qualsiasi stressor, quindi qualsiasi input esterno che vuole andare a rompere l'omeostasi del corpo. La risposta allo stress alle donne è un po' diversa, sia per l'efficacia e l'effetto da un punto di vista recettoriale, la mappatura recettoriale dei recettori dei diversi ormoni, sia per un discorso anche psicologico e neurale. Quindi una fase di bulk deve essere gestita in maniera molto graduale, ci deve essere in generale gradualità, non possiamo sparare, non possiamo alzare di botto, dobbiamo fare le cose in maniera graduale, quindi a piccoli step, auspicabilmente molto frequenti, però sempre sempre graduali, e questo, come vedremo, vale anche per la fase di cut. Gli up calorici dovrebbero essere soprattutto a carico dei carboidrati, quindi ci deve essere una buona base di grassi, però l'up calorico in fase di costruzione dovrebbe essere a carico dei carboidrati. Possiamo avere dei piccoli periodi di break, possiamo fare logicamente dei mini cut, però le donne hanno una gestione dei diversi macronutrienti diversa, al punto che la gestione dei grassi, se elevati, quindi non dei grassi in generale ma dei grassi quando in eccesso, quando si spinge sui grassi, porta la donna ad accumulare molta adipe sul lower body. Le donne hanno tendenzialmente un alto livello dei grassi circolanti ematici, un po' più alto degli uomini, e quindi hanno una maggior percentuale di quelle che vedremo essere la non oxidative disposal dei grassi, quindi l'utilizzo dei grassi quando non
vengono ossidati, ma ci arriveremo tra un attimo. Il discorso è che dovremo cercare di puntare soprattutto sui carboidrati, che non vuol dire prendere e sparare altri carboidrati, ma di nuovo basarci sullo specchio, basarci sulla percentuale di massa grassa, cercare di salire gradualmente a piccoli step, ma puntare soprattutto sui carboidrati, assumendo che il quantitativo di proteine e di grassi sia un quantitativo logicamente equilibrato. E terzo punto, sempre sull'aumento di gradualità, piccolo consiglio è quello di andare ad inserire i carboidrati quando inizia la fase follicolare, quindi cerchiamo di sfruttare l'inizio della fase follicolare per andare a inserire carboidrati. Fase follicolare mi riferisco logicamente al ciclo mestruale e mi riferisco alle ragazze che hanno una certa regolarità e possono andare a pianificare queste cose, però generalmente possiamo anche decidere di inserirlo la settimana o la settimana dopo l'arrivo del ciclo mestruale, quindi del sanguinamento. Perché questo? In fase follicolare abbiamo una maggior produzione di estrogeni rispetto al progesterone, questo crea un ambiente molto più favorevole per la gestione dei carboidrati e una miglior sensibilità insulinica, cosa che è molto diversa in fase luteinica, soprattutto in fase luteinica secondaria, ma di questo poi eventualmente dedicheremo altri video. Quindi sfruttiamo la fase follicolare in cui c'è una maggior recettività dei carboidrati per inserire un piccolo up calorico e poi manteniamoci stabili durante tutta la fase follicolare, durante l'ovulazione, la fase luteinica, in cui potremo andare a modulare l'allenamento differentemente, ma questo è tutto un altro discorso, eventualmente ne parleremo. Terzo consiglio, arriviamo al terzo consiglio, che è quello relativo al timing. Il timing è fondamentale perché, come abbiamo visto, il modo in cui le ragazze vanno a gestire diversi nutrienti è leggermente diverso dagli uomini. Dopo il pasto abbiamo un minor utilizzo dei grassi derivanti dall'alimentazione, che rimangono in circolo, circa il 14%, vengono stoccati sia nell'upper body che nel lower body, poi quello che succede è che c'è un maggior uptake dei grassi dall'upper body rispetto al lower body, gli acidi grassi circolanti sono tendenzialmente maggiori e questo è anche il motivo per cui quando iniziamo ad allenarci e stiamo ancora in aerobiosi, le donne tendono ad utilizzare molti più grassi di carboidrati rispetto all'uomo, ad intaccare più i grassi anche intramuscolari, quindi i trigliceridi intramuscolari, e questo poi si ripercuote sul fatto che le donne normalmente a riposo, soprattutto dopo l'attività fisica, tendono a bruciare più carboidrati rispetto all'uomo. Quindi il timing, come potete capire, assume un aspetto fondamentale. Se diamo un carico di grassi alle donne, avremo molti grassi circolanti, ci sarà un aumento appunto dei grassi che non vengono ossidati, perché la donna non va a bruciare tutto quanto, sono veramente troppi magari nel singolo pasto, e i grassi non ossidati, quindi quella che viene definita la non oxidative disposal, quindi l'utilizzo dei grassi non ossidati, quindi il loro reinserimento nel tessuto adiposo, ecco, questo processo è molto più a carico del lower body, e questo è il motivo per cui le donne hanno più grasso nel lower body, non perché quando mangiano i grassi finiscono di più nel lower body, finiscono in realtà di più nell'upper body, vengono poi ripresi dall'upper body e in un processo di utilizzo dei grassi che non vengono ossidati vanno stoccati nel lower body, dove è anche molto più difficile tutti i processi di lipolisi, quindi di immissione di questi acidi grassi nel torrente ematico. Per cui di nuovo il timing assume un aspetto fondamentale. Inseriamo dei pasti con i grassi, piccoli pasti con grassi nel corso della giornata prima del nostro allenamento, quindi prima di andare ad allenarci, o se ci alleniamo come prima cosa al mattino verso la tarda serata, quindi prima di coricarci, e da quando ci alleniamo fino ai pasti dopo l'allenamento scegliamo di avere una maggior percentuale di carboidrati, che non vuol dire mangio solo grassi prima e solo carbo dopo, ma vuol dire che in una ripartizione cerco di favorire una maggior percentuale di grassi prima, divisi di nuovo in piccoli pasti, e una maggior percentuale di carboidrati dopo, e se posso inserisco dell'attività aerobica in modo da favorire un processo di consumo di energie in aerobiosi, quindi un utilizzo maggiore di questi acidi grassi, di questi grassi che vado a mangiare. Arriviamo quindi al quarto punto, inserire un'attività aerobica, questo sia per un discorso di well-being sia per un discorso che le donne hanno una maggior sopportazione al volume generale di lavoro rispetto all'uomo, quindi una base aerobica di lavoro è sempre una buona indicazione per evitare che questi grassi vengano stoccati nel lower body. Quindi generalmente il succo del discorso è che in una fase di off-season io voglio evitare il più possibile che i grassi non vengano ossidati, vadano a fare troppi giri e finiscano nel lower body. Io quello che voglio fare è che i grassi che vado a inserire vengano ossidati al primo giro o quando vengono rimessi e richiamati dall'upper body successivamente. Quindi voglio avere un livello di attività abbastanza elevato. Posso inserire il cardio in un altro momento della giornata, quindi per esempio mi alleno al mattino e il cardio la sera, o viceversa mi alleno un piccolo
piccola sessione di cardio al mattino appena sveglia e vado ad allenarmi poi in serata, in questo caso ridurrò il volume di allenamento in una sessione in palestra per non raggiungere un overreaching, devo proporzionare il tutto, oppure inserire il cardio in alcuni giorni di riposo in cui avrò una maggior percentuale magari di grassi che vado a mangiare. Ecco, queste sono ottime soluzioni. Quinto ed ultimo punto, quello relativo al sistema gastrointestinale. Ora, come ho detto, la gestione dello stress nella donna è differente. Questo porta in realtà anche una migliore gestione dello stress. La donna normalmente gestisce meglio lo stress dell'uomo. Questo deriva dal suo ruolo naturale, logicamente molto più importante dell'uomo, che deve di base soltanto dare il seme, nella sopravvivenza della specie. La donna ha un rapporto più di bonding, quindi è molto più sofferente nel caso di stress psicologico, stress soprattutto relazionale. Insomma, la gestione dello stress è molto molto diversa su tantissime sfaccettature. Ora, uno dei problemi principali della donna è che questa miglior sopportazione dello stress, quindi metabolizzazione dello stressor, diciamolo così, ma è un termine logicamente assolutamente improprio, porta a maggior sofferenza da un punto di vista gastrointestinale. Abbiamo detto più volte che l'intestino è il secondo cervello, c'è un asse, un collegamento tra l'intestino e il nostro cervello. Ecco, sull'intestino si ripercuote molto dello stress, quindi la donna va a scaricare molto a livello gastrointestinale, quindi da un punto di vista gastrointestinale è molto più delicata, per cui è fondamentale innanzitutto inserire nella nostra alimentazione degli alimenti fermentati, degli alimenti probiotici, eventualmente anche un integratore ad ampio spettro al mattino appena sveglie. È fondamentale avere una giusta selezione delle fonti e una rosa quanto più ampia possibile, quindi non eliminare per partito preso alcune fonti piuttosto che altre, eccetera, cercare di evitare tutte queste situazioni stressogene, magari iniziare delle attività di yoga, meditazione, attività che ci aiutano nella gestione dello stress. La donna trarrà molti più benefici dell'uomo, però questo è un consiglio anche per noi maschietti: la gestione dello stress è veramente veramente fondamentale e potrebbe far cascare molte situazioni di MUS, quindi di sintomi vaghi specifici come rosacea, dermatiti, problematiche di sonno, letargia, cali di libido, insonnia. Tantissimi MUS sono correlati direttamente allo stress, quindi abbatterlo è una buona cosa. Per la donna questo vede molti benefici sull'aspetto gastrointestinale. E sempre correlato all'aspetto gastrointestinale, il fatto che sia un punto in cui si scarica molto stress ci dice anche che è un ottimo campanello d'allarme che possiamo tenere presente. Ossia, io parto dal presupposto che la donna scarica molto a livello gastrointestinale, quindi se ci sono delle problematiche gastrointestinali di botto, nel caso della ragazza, nel caso dell'atleta che segue, eccetera, allora ci potrebbe essere degli stress in corso, tra cui anche l'arrivo del ciclo. Per esempio, molto spesso quando le ragazze riprendono il ciclo dopo tanti anni in cui hanno gareggiato, sono stati sotto dei protocolli molto stretti, regimi ferrei, eccetera, una delle prime avvisaglie è l'arrivo di problematiche gastrointestinali, cioè non mi sento bene, non digerisco bene, di qua e di là, e nel giro di una settimana o a volte anche meno, boom, è tornato il ciclo dopo 1, 2, 3 anni. Però questo può voler dire anche avvisaglia da un punto di vista di overreaching, cioè molti uomini, per esempio, l'overreaching arriva quando o non hanno voglia di andare in palestra per niente, oppure molto spesso ci sono stati febbrili. Per la donna è molto comune che arrivi l'overreaching e il primo campanello d'allarme sia una problematica gastrointestinale, quindi stiamo accorti a quello che succede, diamoli molto peso, molta importanza, perché sono una spia di quello che è in atto. Ora ragazzi, vi do un sesto punto, che è un punto bonus, ossia, molto breve, tutto quello che ho detto non si applica, almeno non tutto, a donne con policistemia, quindi ovaio policistico, PCOS. Questo perché le donne con policistemia tendono ad avere un quadro ormonale un po' differente, una maggior produzione di testosterone, una minor produzione di estrogeni, di progesterone, insomma è tutto un po' diverso. Il ciclo tende a essere un po' più irregolare, soprattutto un po' più lungo a livello di timing, quindi abbiamo fasi follicolari e luteiniche molto più ampie, abbiamo PMS, quindi sindrome premestruali molto più lunghe, e questo si scarica un sacco di problematiche come può essere dolore al seno, problematiche gastrointestinali, problematiche di umore, eccetera eccetera. Quindi il quadro è molto molto più completo, quindi questi consigli potrebbero non valere nel caso di donne con policistemia. Però se vi interessa un video sulle donne con policistemia, non lo so, noi abbiamo qualche idea, però decidetelo voi. Se raggiungiamo i 1000 like a questo video, allora faremo un video anche per donne con policistemia. Per il resto io vi invito di nuovo a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, seguirci, supportarci in questo progetto, perché il vostro contributo è veramente veramente importante e può darci veramente una grande mano. So che per voi sono semplicemente degli iscriviti, like, dei pulsanti da cliccare, però ci danno veramente una mano che voi non immaginate, quindi vi esorto a farlo se vi piacciono i video che facciamo. E per il resto, qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e ci vediamo al prossimo video.